Buongiorno, un cordiale saluto agli sportivi e in modo particolare agli appassionati di bocce da Giorgio Macellari in diretta dalla bocciofila Caccialanza di via Padova a Milano, dove sta per andare in scena la partita valida per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie A specialità Raffa tra i padroni di casa MP Filtri Caccialanza e gli ospiti Giorgione Trevillese di Castelfranco Veneto. In classifica MP Filtri Caccialanza 13 punti e Giorgione Trevillese 14 punti. Ne parleremo fra poco, adesso diamo linea alla regia per gli spot pubblicitari, dopodiché seguirà la presentazione ufficiale delle due squadre. Lo ribadiamo, MP Filtri Caccialanza e Giorgione Trevillese. Linea alla regia. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione? Immagina un campo da bocce sintetico, che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare. Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Buongiorno a tutti dalla La Boltica Val Calepio.
brand di occhiali ce ne sono tanti, ma oggi ne nasce uno nuovo, targato Mirko Savoretti, l'occhiale dei campioni. Buongiorno amici, sono Mirko Savoretti e questa è la mia nuova linea di occhiali. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Averti te Flavio qui è un piacere, un onore e magari un piccolo saluto lo fai anche tutto. Grazie Gino, sei sempre gentile, molto ospitale, perché quando capito a Milano mio figlio che lavora qui, Gino è sempre in prima linea a invitarmi a tutto e non mi fa spendere un centesimo, una cosa incredibile. Io posso dire posso dire solamente una cosa. Questo è un palcoscenico importante. Perché? Perché ci gioca la squadra oggi che è pluridecorata, campionessa italiana più volte, ma incontra un'altra formazione che, se andiamo a vedere, cari spettatori, cari signori e tutti, se andiamo a contare i campioni del mondo, d'Europa e d'Italia, qui ce ne sono a bizzeffe, ci saranno circa 2000 gare vinte tra tutti questi giocatori. Quindi oggi ci sarà un incontro di altissimo livello, di altissimo profilo e sono sicuro, sono certo che sarà la massima espressione sportiva e tecnica del nostro sport. Un caloroso saluto a tutti e grazie ancora a Gino. Grazie a te Flavio. Poi... Buongiorno a tutti innanzitutto. No, è un piacere avere con me un collega di infanzia sportiva come Flavio. Che dire, sicuramente questo è un palcoscenico importante dove a novembre ci sarà il Master. Qua verrà disputato il Master, perciò è un posto che richiederà una presenza di pubblico, perché secondo me è forse la manifestazione più bella che c'è, che sia stata messa in campo per il nostro sport. Faccio un grosso bocca al lupo ai ragazzi di Giorgione Trevillese, bocca al lupo, vinca il migliore, ai ragazzi della Caccialanza
e un bocca al lupo alla terna arbitrale, che come sempre siete i garanti della manifestazione. Bocca al lupo a tutto. Grazie Gino. Grazie a entrambi. Allora, è un dovere per me recitare un piccolo rito, che è quello di salutare il nostro responsabile tecnico sportivo, il signor Cestelli Renzo. Allora, passiamo alla presentazione delle squadre, e è anche un piacere ringraziarli per aver accettato la nostra ospitalità. Chiamiamo il dirigente dell'Associazione Sportiva Giorgione Trevillese, Favaro Sergio. Il tecnico, Biliati Luca. Atleta capitano, Dalterio Giuseppe. E chi non conosce l'atleta Dalterio Pasquale? Gli atleta Ricci Luca, Tarantino Daniel, Piovesan Federico, Sciccone Angelo e Covolan Gabriele. Grazie ancora, e li mettiamo di fronte ai ragazzacci. Io non mi pronuncio perché sono l'autista della squadra. Il tecnico, Bracchi Dario. L'atleta, capitano, c'è solo un capitano, Luraghi Marco. Li voglio chiamare in coppia, i campioni del mondo, Viscusi Luca e Savoretti Mirko. Luraghi Paolo. Moi Roberto, Bergamelli Massimo e il Tumasin Gusmeroli. Grazie a tutti, mi sono dimenticato di presentare la terna arbitrale, il direttore dell'incontro, Angeretti Claudio, e i due arbitri di partita, Vannucci Antonio e Besana Marco. Grazie a tutti, e lasciamo che presenti le formazioni in campo il nostro direttore. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine
tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com, gli specialisti dei campi da bocce. Buongiorno a tutti dalla Labottica Val Calepio. Brand di occhiali ce ne sono tanti, ma oggi ne nasce uno nuovo, targato Mirko Savoretti, l'occhiale dei campioni. Buongiorno amici, sono Mirko Savoretti e questa è la mia nuova linea di occhiali. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti, per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Bene, di nuovo un cordiale saluto agli appassionati sportivi, in modo particolare agli appassionati di bocce, dalla Bocciofila Caccialanza di Milano, dove sta per avere inizio l'incontro valido per l'ottava giornata del girone di andata del campionato di Serie A specialità Raffa tra la squadra di casa, i campioni d'Italia ed Europa di MP Filtri Caccialanza e gli ospiti Giorgione Trevillese, la squadra di Castelfranco Veneto. Un match importante. Giorgione Trevillese ha cominciato molto bene il campionato, ha 14 punti in classifica, solo una battuta d'arresto nel turno precedente dove i trevigiani hanno perso contro la quotata Punto Inox Vigasio. Cammino un pochettino più accidentato ma comunque positivo per MP Filtri Caccialanza, 13 punti in classifica. È ovvio che i padroni di casa intendano dare continuità alla loro marcia verso i piani alti della classifica. L'obiettivo più volte dichiarato dei milanesi è il raggiungimento delle Final Four. Di fronte ai padroni di casa, l'abbiamo detto, una formazione di tutto rispetto, la matricola terribile della massima serie con i fratelli Giuseppe Pasquale D'Alterio, Daniel Tarantino e Luca Ricci. Vedremo se
oggi, se si sia trattato per loro di una semplice giornata negativa oppure di un sensibile calo di forma, la sconfitta rimediata a Vigasio. Noi focalizzeremo l'attenzione delle nostre telecamere con la regia di Avelia HD sulla corsia numero 2. Ecco, li vedete inquadrati, due individualisti, il campione del mondo Luca Viscusi contro l'ex iridato Giuseppe Big D'Alterio, mentre sulla corsia numero 3 sarà impegnata la terna con i padroni di casa, per i quali il commissario tecnico Dario Bracchi ha schierato Paolo Luraghi, Mirko Savoretti e Marco Luraghi. Il capitano avranno di fronte Luca Ricci, Pasquale D'Alterio e Daniel Tarantino. Sulla corsia numero 3 arbitrerà Marco Besana, mentre sulla corsia 2, quella dell'individuale, l'arbitro di partita sarà Antonio Vannucchi, mentre il direttore dell'incontro è Claudio Angeretti, il bergamasco, arbitro nazionale e internazionale con una grandissima esperienza. Dunque terna arbitrale assolutamente all'altezza. E adesso ci apprestiamo a seguire questa partita, questo primo set della specialità individuale tra Giuseppe D'Alterio, che è in accosto e esordisce subito con un bersaglio, e Luca Viscusi, che andrà sicuramente al tiro. Vediamo già prepararsi per un sottomano, lo vedete già dall'impugnatura. È buono il suo tiro, ma la boccia di Viscusi esce dal terreno di gioco. Non è riuscito, non solo non è riuscito a fermarsi sul gioco, ma è anche uscito appunto la sua boccia dalla corsia, per cui tocca di nuovo al campione del mondo giocare la sua seconda boccia. Questa volta in accosto, in impostazione, gioca molto bene. Anche lui davanti al pallino, crediamo appena fuori bersaglio. Sicuramente impegnato al tiro, è già pronto Giuseppe D'Alterio, che colpisce, il pallino si muove, va verso la tavola di fondo, però non ci arriva, si ferma a circa un metro e mezzo. Adesso attendiamo da Antonio Vannucchi la dichiarazione. Cercheremo di capire a chi appartenga il punto. Vedete bocce giallo, verdi e blu per MP Filtri Caccialanza, bocce invece gialle con striature arancioni e rosse per gli ospiti. Il punto rimane a Luca Viscusi. Dunque vantaggio di bocce per il campione del mondo, due bocce a testa in questa prima tornata del primo set della specialità individuale, con Giuseppe D'Alterio in accosto per cercare di conquistare il punto rimasto a terra per Luca. Gioca una buona boccia Giuseppe, un po' laterale, ma insomma a una cinquantina di centimetri alla destra del pallino. Avete sentito, Antonio Vannucchi ha confermato la nostra idea, una cinquantina di centimetri il punto di D'Alterio, con Luca Viscusi che la gioca veramente dritta per dritta, direzione ottima, ci sembra buona anche la forza, e in effetti va a conquistare il punto. Luca fa un bersaglio quasi attaccato al pallino, la boccia di Luca, chiede informazioni Giuseppe D'Alterio e poi si appresta a tirare per cercare di mandare via quella boccia di Viscusi. Tiro abbastanza lento, sbaglia però. Ricostruisce il gioco Luca, ma in ogni caso è impegnato in accosto con l'ultima sua boccia per cercare di incrementare subito il proprio tabellino dopo questo primo errore nel tiro da parte di Giuseppe D'Alterio.
punto terra per Viscusi e ultima boccia a sua disposizione per cercare subito di inserire il secondo punto e partire quindi sul 2-0. Direzione buona, però potrebbe essere corta, vediamo, è proprio al limite questa boccia di Luca che poi però arriva e sono due punti per lui, due punti per lui. Parte così Viscusi 2-0 in questo primo set della specialità individuale. Adesso vedremo l'impostazione del gioco da parte di Luca Viscusi che gioca sulla sinistra. Nell'ultimo riquadro vedete il pallino che l'MLM si avvicina alla linea dei 24 metri. A una sessantina di centimetri, ci sembra, dall'asse laterale sinistra, con Viscusi in impostazione con questa sua prima boccia, una boccia che non si stacca assolutamente dall'asse laterale, è ottima di forza, si ferma di fianco al pallino, non è comunque una brutta boccia, una 45-50 centimetri. E tant'è vero che D'Alterio va al tiro, tira piuttosto lento per lui, colpisce, si muove anche il pallino che adesso è vicinissimo proprio alla linea dei 24 metri. Direzione sempre quella, anche D'Alterio si posiziona vicino all'asse laterale sinistra a impostare questa boccia in accosto, sembra leggermente lunga però tocca il pallino, è un'ottima boccia, la giocata ci sembra regolare. Avete sentito un punto di circa 30-35 centimetri. E abbiamo notato in questa inquadratura proprio la grandissima concentrazione del campione del mondo. Gioca un'ottima boccia, vediamo se arriva, la direzione è ottima. È comunque una buona boccia per lui, siamo lì e conquista il punto Viscusi. Troppo pericoloso tirare, così ha valutato Giuseppe D'Alterio che va in accosto anche con l'idea eventualmente di toccare il pallino e fare magari due punti, non ci riesce, era anche eccessivamente lunga questa boccia, lo vedete, a una settantina di centimetri oltre il pallino. Abbiamo bene visto nella inquadratura, grazie ai cameraman Gianni Patuzzo e Robert Fraccaroli, intanto conquista il punto, va al tiro e all'impugnatura del sottomano Luca, ferma la boccia, per poco non gli riesce il colpaccio. La boccia è scivolata via, passando vicinissima. L'abbiamo detto. La boccia tirata da Luca si è fermata vicinissima, è passata davvero vicina alla boccia di D'Alterio, però sarebbe stato un colpaccio perché poi avrebbe probabilmente realizzato tre punti Luca, non c'è riuscito, ma comunque incrementa di nuovo
il punteggio. Adesso siamo sul 3-0 a favore del campione del mondo quando ha inizio la terza tornata di questo primo set della specialità individuale. Impostazione sempre sulla sinistra del campo, non vuole sfidare Giuseppe D'Alterio in mezzo al campo, conoscendo le grandissime qualità di accostatore del capitano della formazione ospite della Giorgione Trevillese. Imposta molto bene ancora una volta Viscusi davanti al pallino a una trentina di centimetri, costretto al tiro subito, sempre un tiro lento per Giuseppe D'Alterio che colpisce, la fa pulita. Adesso vediamo il gioco del rilascio della tavola di fondo, il gioco dei rimpalli favorisce per il momento Viscusi, dunque toccherà a D'Alterio impostare in accosto. Ci pensa un po', poi si posiziona in quello che più o meno si può definire canale, sfrutta proprio questa posizione, questa caratteristica della corsia, gioca dritto per dritto, gioca benissimo. Non sappiamo se sia bersaglio, in effetti misura l'arbitro Antonio Vannucchi e la boccia è sola. È già pronto Viscusi che colpisce, però non ferma sul gioco e in ogni caso rientra, avete visto la boccia di D'Alterio, bocce gialle, l'abbiamo detto, striate di arancione rosso per la formazione ospite. Di nuovo in accosto Luca, al contrario del suo avversario si è spostato un pochettino con i piedi verso il centro della corsia. La boccia comunque gira e rigira, va sempre molto vicino al pallino, un pochettino spostata sulla destra del pallino stesso, ma stiamo sempre parlando di un punto di circa 35 centimetri. D'Alterio cerca di rispondere in accosto questa volta, sempre a sfruttare il canale. Vediamo adesso arrivare la boccia del capitano della squadra avversaria, molto buona la boccia di D'Alterio che va a costituire un biberon, boccia intimo contatto con il pallino e adesso sono pensieri per Luca, chiede di poter visionare da vicino la giocata soprattutto per rendersi conto di dove possa andare il pallino. Lui ha l'ultima boccia in mano, dunque abbastanza rischioso il tiro, potrebbe anche decidere Luca di venire in accosto per coprire, diciamo così, la giocata, impedendo agli avversari, all'avversario di fare altri punti. In effetti è così, crediamo abbia ragionato nello stesso nostro modo Viscusi. Questo è il suo intendimento, sarebbe stato troppo rischioso tirare. Gioca punto. La gioca bella viva, ma non tocca la boccia avversaria, rimane punto per D'Alterio, mentre diamo conto del fatto che sulla corsia numero 3 nella specialità terna, prima tornata assolutamente favorevole agli ospiti, 5-0 per loro dopo la prima tornata nella terna. Intanto qui osserviamo l'ultima boccia giocata da D'Alterio che riesce a entrare di nuovo, ottima anche questa boccia, si porta sul 2-3, naturalmente 3 punti sempre per Viscusi e 2 per Giuseppe D'Alterio.
che adesso invece vedremo quale impostazione di gioco detterà il capitano della squadra avversaria, che dobbiamo dirlo anche con un pochettino di nostra sorpresa, decide di impostare il gioco sui 15 metri e mezzo, 16 metri. Sempre vicino alla tavola laterale, ma questa volta dall'altra parte, pallino vicino all'asse laterale destra. È buona la prima boccia di Giuseppe D'Alterio. Va al tiro Luca Viscusi. Sopramano per lui, c'era infatti la possibilità di muovere il pallino, è andato a coprire il fondo. Mentre vediamo inquadrato il patron Renzo Cestelli. Sempre presente qui alla Bocciofila Caccialanza nelle partite interne della squadra di cui è uno dei responsabili, il vero collante tra società, giocatori e sponsor. Di nuovo buona boccia per Luca, costretto al tiro Giuseppe D'Alterio, che sopramano ma ferma sul gioco, anche se la sua boccia, lo vedete, arriva a un metro circa dalla tavola di fondo. In ogni caso sono due punti a terra per lui. Viscusi decide in ogni caso di andare in accosto vicino al pallino, lo fa perfettamente, boccia davanti a circa 25 centimetri dal pallino stesso, con Giuseppe D'Alterio già pronto in pedana. Altro tiro per lui, e stavolta si muove il pallino, avete visto, si muove il pallino e sono rimasti due punti a terra per Luca Viscusi, vedete là in fondo, due punti anche discreti, si è mosso il pallino, c'era questo pericolo, lo sapeva bene anche Giuseppe D'Alterio. Non si fosse mosso il pallino, certo, sarebbero stati tre punti a terra per il capitano di Giorgione Travillese. Così non è stato, ci sono invece due punti a terra per Luca Viscusi. Ultima boccia per D'Alterio, e la gioca molto molto bene, va a conquistare questi due punti. Adesso la parola spetta a Viscusi, che ha il tiro per mandare via questa boccia di D'Alterio e conquistare almeno due punti. Raffata importante, ma errore per Luca. Si va sul tre pari. Raffata importante questa da tavola a tavola. Avesse colpita anche al contrario, avrebbe realizzato due punti il campione del mondo. Così non è stato. Siamo sul 3-3 in questo primo set della specialità individuale. Vedete, la strategia di gioco adottata da Giuseppe D'Alterio è ancora sempre la solita: pallino sui 16 metri circa sotto l'asse laterale destra, prima boccia a bersaglio ancora una volta. Viscusi attende perché c'è Mirko Savoretti impegnato sull'altra corsia in un tiro. Tutti stanno attendendo questo tiro.
Un tiro che non è andato a buon fine, quello di Savoretti, se non abbiamo capito male. Ci troviamo sul 7-0 sulla corsia numero 3 a favore della terna di Giorgione Trevillese, mentre qui Luca Viscusi, l'avete visto, si è fermato sul gioco, costringendo dunque il suo avversario ad andare di nuovo in accosto. È sempre lì, però passa il pallino, questa volta un pochettino si nasconde, il punto è molto stretto, 28, neanche 30 centimetri. Ha chiesto informazioni Viscusi, gli ha risposto Antonio Vannucchi, arbitro di partita, dopodiché Luca ha deciso di andare in accosto. Vediamo, la incastra perfettamente in mezzo, conquista il punto. E la cosa interessante è che la sua boccia ha bersaglio solo con quella di D'Alterio e non con il pallino. In accosto anche Giuseppe D'Alterio, stessa cosa per lui, il tentativo è quello di incastrare la propria boccia lì in mezzo, cercare di conquistare il punto. Non è facilissimo, gioca una buona boccia Giuseppe D'Alterio, ma non è sufficiente per conquistare il punto che rimane a Luca Viscusi. Adesso vedremo se andrà ancora in accosto, in effetti è così, va per cercare di coprire la giocata, impedire a Luca di realizzare troppi punti. Gioca molto bene anche lui, vedete lì in mezzo, è un bersaglio a 4, conquista il punto, lo vediamo da questa bellissima inquadratura, mentre Antonio Vannucchi sta segnando i pezzi sul terreno di gioco, chiede di poter visionare da vicino la giocata. Luca, ci sono tre possibili visioni per ogni giocatore in ogni set e due time out. E intanto avete visto una sorta di time out volante con il capitano Marco Luraghi, che si è sostituito, lo diciamo naturalmente con le debite virgolette, a Dario Bracchi a dare qualche suggerimento a Luca, che adesso dichiara: crediamo la sua boccia, si dovrebbe muovere tutto in quel caso, vediamo. E la colpisce, fa comunque un buon gioco, chissà se non sia subito riuscito a conquistare il punto. No, non è così, punto che rimane al suo avversario. Adesso tira la boccia del punto e realizza un punto, si porta in vantaggio per 4-3. E vedremo se il tema di questo primo set cambierà un pochettino oppure rimarrà lo stesso. Lo vedremo immediatamente. Vedete uno sbuffetto da parte di Viscusi, che imperterrito continua a giocare vicino, anche se non vicinissimo, all'asse laterale sinistra, con il pallino posizionato nell'ultimo riquadro a una settantina di centimetri appunto dall'asse laterale sinistra. Vedete, va a sfruttare un pochettino la pendenza della corsia in impostazione Luca, veramente molto molto buona. Questi due giocatori stanno comunque mangiando il pallino, così si dice nel gergo, davvero una serie di ottime giocate, anche nel tiro pochi errori.
colpisce Giuseppe D'Alterio, fa segno di aspettare, di attendere per la sua dichiarazione Antonio Vannucchi, l'arbitro di partita. Ci sta guardando e con ogni probabilità chiederà la bindella, la corda metrica. Subito in campo, lo vedremo fra pochi istanti inquadrato, mentre parlano ancora tra di loro Luca Viscusi e il capitano Marco Luraghi. Vedete, stanno ancora discutendo, forse sulla giocata precedente. Lo vedete in campo Claudio Angeretti, direttore dell'incontro, con Antonio Vannucchi, che adesso può finalmente dichiarare. E siamo curiosi anche noi di aspettare e vedere a chi appartenga il punto. Il punto è conquistato, dunque lo vedete, tocca di nuovo a Luca Viscusi andare in impostazione cercando di avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino. Ci riesce ancora perfettamente, boccia bersaglio, lo vedete, davvero anche oggi grandissimo spettacolo finora qui alla Bocciofila Caccialanza, con un livello altissimo di gioco. Ma è arrivata la maledizione del cronista e anche l'errore di Giuseppe D'Alterio. Errore grave, lo sa anche lui. Ricordiamo 4-3 per Luca. E adesso D'Alterio, che con due bocce cercherà di stringere il gioco, cioè di posizionare delle buone guardie per impedire al suo avversario di realizzare troppi punti. Intanto cenni di rimonta nell'altra corsia, 7-3 adesso il punteggio, sempre a favore di Giorgione Trevillese, mentre D'Alterio va a visionare da vicino il gioco. La sua boccia non è male, è oltre il pallino, ma crediamo, lo vedete, a un 35 centimetri circa. Con ogni probabilità cercherà adesso di giocare una boccia corta, magari a un trentino, una quarantina di centimetri prima del pallino, per creare difficoltà al campione del mondo, impedirgli di realizzare più punti. Lo ricordiamo ancora una volta, 4-3 il punteggio a favore di Luca Viscusi. L'intenzione era quella, ma la boccia di Giuseppe si allarga un pochettino sulla destra e adesso un po' di spazio c'è. Per il campione di Erpa, che gioca la sua terza boccia, gioca bene, vediamo però la forza, sta scivolando via, leggermente lunga, niente da fare, siamo sempre sul virtuale 5-3. Ancora lì si gioca a sfruttare un pochettino quella pendenza sulla sinistra del campo, a uscire un pochettino dal canale. Vediamo, niente da fare, un solo punto, è un'occasione persa a nostro avviso da parte di Luca. Almeno una boccia, a nostro modo di vedere, avrebbe potuto inserirla, invece non ci è riuscito. E dunque si porta sul 5-3. Beh, è chiaro, amici, lo sapete, da fuori è sempre molto molto facile, e con gli occhi, con la testa e con il ragionamento è sempre facile riuscire a inserire i punti. Operazione un po' più difficile quando si è in campo e si gioca a questi livelli.
pallino adesso è stato giocato, lanciato da Viscusi poco dopo la linea del volo opposta, non vicinissimo all'asse laterale sinistra, una ottantina di centimetri. Anche la prima boccia di Luca non è granché questa volta, è 70 centimetri quasi oltre il pallino, attraversa un po' la corsia Giuseppe D'Alterio. Non dovrebbe essere difficile per lui conquistare il punto, in effetti è così, gioca un'ottima boccia, prende il punto, è già pronto al tiro Luca. Vediamo l'impostazione, sopra mano per lui, colpisce perfettamente, la porta via. E di nuovo rifà, cerca di rifare la stessa giocata attraversando la corsia da destra verso sinistra. Giuseppe D'Alterio è un pochettino più corta, ma comunque una boccia a 40 centimetri, conquista agevolmente il punto. Eh sì, avete sentito, ha confermato. Ha confermato quello che vi dicevamo, 70 centimetri circa, 72-73 il punto di Viscusi. Adesso fermo ad attendere la giocata sull'altra corsia. Gioca anche lui in traversata, molto bella la direzione fatta intraprendere alla propria boccia, va a conquistare il punto e si nasconde anche fuori bersaglio. Potrebbe andare o sul pallino o tirare di volo. Giuseppe D'Alterio decide per una bocciata di volo. Il campione di Giuliano, originario di Giuliano in provincia di Napoli. Eccolo al tiro, prima bocciata per lui, e colpisce perfettamente. E lo rivediamo grazie alla replay proposto dalla regia di Avelia HD. Rivediamo il bellissimo tiro di Giuseppe D'Alterio. Ultima boccia per Viscusi, la sta spingendo con tutte le sue forze, ma non arriverà questa boccia, è corta. E dunque possibilità concreta per D'Alterio di portarsi sul pareggio. Riequilibrare questo primo set in cui per la verità Luca ha avuto qualche occasione per inserire altri punti. Adesso D'Alterio lo perdona, diciamo così, inserisce un solo punto, cioè non inserisce la sua boccia, quindi raccoglie un solo punto e sbuffa un pochettino. E Giuseppe D'Alterio sa anche lui, insomma, di aver perso una buona occasione per incrementare il proprio tabellino. Siamo sul 5-4 in questo primo set, davvero molto equilibrato. Dicevamo, anche Luca ha avuto un paio di occasioni per fare qualche punto in più e lo stesso D'Alterio non ne ha approfittato anche adesso, non inserendo l'ultima sua boccia. Intanto sull'altra corsia siamo sempre sul 7-3 per Giorgione Trevillese. Ha una boccia in mano Tarantino per chiudere il set, vedremo che cosa succederà.
ne daremo conto naturalmente. Mentre abbiamo visto, ha accorciato il gioco d'Alterio, ha impostato il pallino sui 14,5 metri, boccia un pochettino corta, ma 45-50 centimetri, non male. Va al tiro Luca. Che colpisce, ferma sul gioco. Intanto Tarantino ha chiuso il set, che si chiude dunque 8-3 per Giorgione Trevillese, primo set a favore degli ospiti. Alla portiera 3, la società calcolante sostituisce Durali con Veronica Bala. Avete sentito dal direttore dell'incontro, è entrato sulla corsia di gioco Tommaso Gusmeroli a sostituire Marco Luraghi dopo l'esito negativo del primo set. Noi torniamo naturalmente con la cronaca alla corsia 2. Luca conquista il punto e va al tiro. Giuseppe tira, colpisce, ci sono una serie di rimpalli. Vedete, il pallino si è spostato, ci sono due punti a terra ma molto larghi per Giuseppe D'Alterio. Vantaggio di boccia per Luca Viscusi, che gioca un pochettino per traverso, vedete, dalla sinistra verso destra. Ottima la boccia di Viscusi, è per lui un bersaglio, forse addirittura un biberon, la boccia a contatto col pallino. Gioca per traverso anche D'Alterio nel tentativo di giocare una buona boccia a guardia, anzi la sua intenzione era addirittura quella di appoggiarsi e magari conquistare il punto, non ci è riuscito. Ultima boccia a disposizione per Luca, 6-4 virtuale a terra per lui. Mentre i timidi applausi che avete sentito erano rivolti a Paolo Luraghi, che ha giocato un'ottima boccia da tavola a tavola sull'altra corsia. È cominciato il secondo set della specialità terna. Intanto ottima la boccia di Luca Viscusi, si porta sul 7-4 a suo favore in questo primo set della specialità individuale. Di nuovo si posiziona vicino all'asse laterale sinistra, davvero il leitmotiv di questo primo set della specialità individuale. Mentre avete visto gli scorcio Pasquale D'Alterio, campione non solo affermato ma anche, diciamo così, ben voluto un po' in tutti i bocciodromi d'Italia. Ha ricostituito insomma questa squadra insieme con il fratello Giuseppe. Fino a questo momento, abbiamo detto, Giorgione Trevillese, matricola della Serie A, si sta benissimo comportando nel campionato di massima serie. Intanto Luca ha giocato una
discreta boccia, però è andato oltre il pallino, una quarantina di centimetri, e dunque c'è spazio per Giuseppe D'Alterio, sfruttando sempre il solito canale, lo vedete lì sulla sinistra. Adesso è uscito un pochettino la boccia perché l'ha fatta sgrondare D'Alterio, al limite. Ma Antonio Vannucchi dice: caro Giuseppe D'Alterio, il punto è rimasto al tuo avversario. Ci guarda ancora, ma non misura l'arbitro. Dunque, adesso ha visto l'espressione un po' attonita di D'Alterio e effettua la misurazione l'arbitro di partita. Dopodiché conferma la sua dichiarazione. Lo dobbiamo sottolineare per l'ennesima volta, grande fair play sempre di Giuseppe D'Alterio, giocatore anche lui molto corretto. Conquista il punto a 2 centimetri dal pallino. Chiesto informazioni intanto Luca. Poi va il tiro, Luca colpisce perfettamente, il pallino si muove, lo vedete, è rimasto punto a Luca Viscusi, il pallino si è posizionato a una cinquantina di centimetri dalla tavola di fondo e a una sessantina, forse 70, dall'asse laterale destra, punto a terra per Viscusi, circa 35-40 centimetri, costretto all'accosto Giuseppe D'Alterio, ricordiamo 7-4 per Luca Viscusi, importantissima questa boccia, ha giocata bene Giuseppe, attenzione, va a toccare per pochissimo la tavola di fondo, è stato anche insomma un pochettino sfortunato, avesse toccato la boccia di Viscusi si sarebbe sicuramente fermata la sua boccia, avrebbe anche potuto conquistare il punto. Adesso boccia della disperazione per lui, deve cercare, l'unica difesa è quella di incastrare la sua boccia lì in mezzo, andare a fare il punto per togliere la boccia del set al suo avversario. Viscusi ha ancora 2 bocce a disposizione, gioca molto bene, conquista il punto D'Alterio. Adesso Viscusi ha a disposizione 2 bocce, va al tiro, ricordiamo 7-4 per lui, alza la parabola, sbaglia il primo tiro, set point per ora fallito da Viscusi, che ha ancora una freccia nella sua faretra per fare suo, per aggiudicarsi questo primo set della specialità individuale. Tanto si sono riempite le tribune, adesso colpisce e la boccia di Giuseppe se ne va via, 8-4 per Luca Viscusi, che si aggiudica il primo set e mette in parità quanto a set questo incontro tra MP Filtri Caccialanza e Giorgione Trevillese. Fra l'altro sono partiti con il piede giusto nella terna nel secondo set quelli di casa, MP Filtri Caccialanza in vantaggio per 4-0 nel secondo set della specialità terna, mentre proprio adesso sta per partire il secondo set della specialità individuale. Prima boccia in impostazione per Luca, molto bella, bersaglio, biberon, lo vedete, boccia intimo contatto con il pallino che potrebbe muoversi, già pronto in pedana Giuseppe D'Alterio,
che colpisce, in effetti il pallino si muove e va proprio nell'angolo sulla sinistra della corsia. Conquista il punto D'Alterio, punto così e così, lo vedete, a un metro e mezzo circa. Fa scorrere la propria boccia lungo l'asse laterale sinistra Luca Viscusi. Cerca di andare a conquistare il punto, sfrutta il canale. Attenzione solo alla forza e va a toccare la tavola di fondo. A questo livello lo possiamo anche dire, un errore abbastanza grave per Luca. Avrebbe dovuto cercare di tenerla corta, magari una cinquantina di centimetri, ma conquistare il punto. Adesso attenzione, perché questa rischia di essere un po' troppo corta, ma conquista il punto Luca. Così avrebbe dovuto giocare la sua prima boccia. Lo ribadiamo, sempre facile da fuori, naturalmente. Noi non sbagliamo mai neanche una boccia, non c'è pericolo. Va al tiro D'Alterio, occasione ghiotta per lui. Tiro lento, vediamo, colpisce, ma colpisce al contrario. Vediamo se esce questa boccia di Scusi. No, rimane punto al campione del mondo. Avete visto, insomma, caracollare un po' tra una parte e l'altra, poi si è deciso di giocare la sua boccia anche lui lungo l'asse laterale sinistra. Fa il punto Giuseppe D'Alterio. Certo, avesse colpito bene la boccia di Luca, avesse messo a terra due punti, il campione del mondo sarebbe stato davvero in grandissima difficoltà. Adesso invece si gioca per uno, al massimo due punti. Ha giocato bene Luca, anche lui lungo l'asse laterale sinistra, però non arriva la sua boccia. In effetti Antonio Vannucchi fa vedere la bacchetta in orizzontale, segno che il punto è rimasto a Giuseppe D'Alterio, che ha l'ultima boccia a disposizione. Ha giocata tutta in traversata da destra verso sinistra, giocata secondo me piuttosto bene, manca però forse un pochettino di forza. Antonio Vannucchi decreta che è solo un punto per D'Alterio, c'è solo un punto per lui in questa prima tornata del secondo set della specialità individuale, e dunque si parte 1-0 per il capitano della squadra ospite. Adesso si cambia strategia, lo vedete, pallino lanciato da D'Alterio, avrebbe voluto farlo nell'ultimo riquadro in mezzo al campo, ma non ci è riuscito, ha sbagliato il lancio, il pallino ha oltrepassato l'ultima linea, quella dei 24 metri. E cambia un pochettino strategia anche Luca. Pallino un po' prima della linea del volo opposta. In accosto, in impostazione Giuseppe D'Alterio, naturalmente. Lui ha realizzato il primo punto di questo secondo set dell'individuale. Tocca a lui andare in impostazione, un'impostazione ottima, mentre gli applausi che sentite sono indirizzati a Pasquale D'Alterio, una sua bella raffata sull'altra corsia, mentre è già pronto Luca Viscusi, sottomano per lui. Errore, colpisce il pallino e non la boccia dichiarata. Naturalmente fa ricostruire il gioco
fa ricostruire il gioco Giuseppe D'Alterio. Va ancora la boccia del punto, mi scusi, stavolta colpisce, attenzione, vedete, praticamente è andato, ha buttato via la boccia avversaria ed è andato a punto, e non è affatto male il suo punto, a una quarantina di centimetri dal pallino. Davvero un bellissimo sottomano questo di Luca Viscusi, costretto in accosto D'Alterio, che ha sì il vantaggio di boccia, ma insomma il punto di Luca è tutt'altro che disprezzabile, ottenuto con un tiro sottomano. Bella la boccia di D'Alterio, che si appoggia lievemente sulla boccia dell'avversario, conquista il punto a bersaglio. Le due bocce, lo ricordiamo, sono a bersaglio perché sono a una distanza inferiore ai 13 centimetri. Un sopramano per Luca adesso, alzerà magari la parabola, in effetti è così, però colpisce male questa volta e il punto rimane ad Alterio. Sono due bocce in mano al capitano della Giorgione Trevillese e ultima boccia a disposizione per Luca. Potrebbe anche decidere di andare sul pallino, invece no, lo vediamo già pronto per l'accosto. Dunque decide di cercare di tenere la partita pagando il meno possibile. Adesso vedremo se riuscirà, come pensiamo, a conquistare il punto. Nel qual caso obbligherà D'Alterio al tiro e vedremo se ci sarà magari un rimpallo sul pallino. In caso contrario, D'Alterio colpendo potrebbe realizzare due punti e portarsi sul 3-0, ma non anticipiamo i tempi. Va al tiro Giuseppe, attenzione, sbaglia, errore per lui, farà ricostruire certamente Luca Viscusi. Qualche errorino nel tiro da parte di Giuseppe D'Alterio, adesso anche diciamo un pochettino pericoloso, c'è sotto rimpallo la sua boccia. E poi decide comunque di andare al tiro, il punto è bello. Dunque vediamo, tira, la spela diciamo così, e riesce a conquistare il punto, si porta sul 2-0. E a posteriori abbiamo visto scelta giusta da parte di Luca Viscusi, che ha perso alla fine solo un punto in questa tornata. 2-0 per Giuseppe Big D'Alterio, con il pallino di nuovo lanciato nell'ultimo riquadro e di nuovo errore per lui. Sorride D'Alterio, sorride anche Luca, come se gli avesse detto guarda, pensaci tu perché io non lo so proprio tirare il pallino. E Luca di nuovo prediligere l'asse laterale sinistra, pallino sempre nell'ultimo riquadro e sempre a impostare con la prima boccia Giuseppe D'Alterio. Intanto sull'altra corsia il punteggio di 4-2 nel secondo set della specialità terna a favore di MP Filtri Caccialanza. Mentre D'Alterio gioca una boccia così così, un pochettino corta, ma soprattutto una boccia che si è allargata sulla destra. C'è un po' di spazio per Viscusi, che la gioca bene quanto a direzione, però è un po' eccessiva la sua boccia e non fa il punto. Grave errore per lui, chiede tempo Luca. Anche in questo caso crediamo un time out più psicologico che tecnico, nel senso che non verrà
tanto e solo valutata la giocata, la tornata, ma quanto piuttosto il momento, la concentrazione, quella che deve ritrovare il campione del mondo per rimettere in sesto questo secondo set dopo aver vinto il primo contro Giuseppe D'Alterio, avversario sempre di grande livello. Si fermano adesso un po' tutti che stanno attendendo l'esito di un tiro sull'altra corsia, vedete, mentre sta per tirare Pasquale D'Alterio, Luca interessato a vedere, insomma, l'esito di questa giocata. Poi va in accosto, opera appunto il secondo accosto di questa tornata. La strada è quella. E si è corretto, ma solo leggermente, con la forza. È però riuscito a conquistare il punto. Ma c'è ancora un po' di spazio per D'Alterio. Questa volta la direzione è perfetta, dovrebbe essere buona anche la forza, in effetti è così. Giuseppe conquista il punto ed è già pronto in pedana Luca per un tiro alla boccia del punto. Attenzione, perché è un po' tutto sotto rimpallo, vediamo. Tira, colpisce, si muove in effetti il pallino, conquista il punto Viscusi, pallino lo vedete là nell'angolo sulla sinistra, punto di Viscusi è piuttosto largo, costretto però Peppe a giocare tutta per traverso questa boccia in accosto dalla destra verso sinistra, lo vedete, giocata molto molto bene. È davvero buona davanti al pallino, a una cinquantina di centimetri, non poteva certo rischiare la tavola di fondo. Ultima boccia per Luca Viscusi, gioca anche lui da quella parte. Ci sembra buona la boccia di Luca, vedremo se avrà la forza sufficiente per arrivare. Non arriva però, è corta. Dunque virtualmente a terra c'è il 3-0 per D'Alterio, che ha l'ultima boccia a disposizione. L'ha giocata molto bene anche questa, a passare tra la boccia di Viscusi e l'asse laterale sinistra, realizza due punti e si va sul 4-0 a favore di Giuseppe D'Alterio in questo secondo set della specialità individuale, mentre gli applausi che avete sentito erano rivolti a Tommaso Gusmeroli, autore di un bellissimo tiro al pallino, alla tavola di fondo, è riuscito a colpire il pallino Gusmeroli, una giocata difficile. Davvero un periodo di grande forma per il giovane campione della Valtellina. Ma tornando alla corsia numero 2, dove D'Alterio è in vantaggio per 4-0, questa volta non ha sbagliato il lancio del pallino nell'ultimo riquadro, a una ottantina di centimetri dalla linea dei 24 metri, gioca ancora una volta un biberon, boccia intimo contatto con il pallino. E noi su questa boccia di D'Alterio salutiamo anche i nostri gruppi di ascolto, un saluto particolare a Mr. Peter Rabito che ci segue da New York con tanti altri italoamericani appassionati del nostro campionato, mentre incredibilmente Luca Viscusi colpisce la boccia se ne va via pulita,
lasciando lì il pallino. E poi altro gruppo di ascolto in Spagna, a Tenerife, e poi gruppi di ascolto della nuova Paolo Colombo di Milano, non lontano da noi in effetti, e anche a Roma con gli amici che ogni tanto ci chiamano e ci danno notizie anche sul boccismo d'antan, di altri tempi. Noi ne siamo sempre lieti. Di nuovo un bersaglio, questa volta giocato da Viscusi, e va al tiro Giuseppe, che prende un quarto quella boccia, modo sufficiente comunque per, crediamo, conquistare due punti. Lo vedete, Antonio Vannucchi alza deciso la bacchetta in verticale e con le dita dice: caro Luca Viscusi, il tuo avversario per ora ha due punti a terra. Vai in accosto, Luca. Di nuovo una grande boccia anche oggi sul lucero per gli appassionati. Boccia di nuovo vicino al pallino e di nuovo bersaglio. Al tiro D'Alterio, c'è stato un doppio rimpallo che ha favorito, lo vedete, Viscusi. Avrebbero potuto essere un paio di punti a terra per D'Alterio, ma un rimpallo fondo tavola ha portato la boccia di Viscusi, lo vedete là davanti al pallino, a una quarantina di centimetri. E noi pensiamo che D'Alterio con l'ultima boccia non possa fare nient'altro se non tirare alla boccia del punto, cercando magari di scartarla, di prenderla al verso e mettere a terra tre punti. Questa è la giocata che ci aspettiamo da D'Alterio. Vediamo se farà quello che abbiamo in testa anche noi o se deciderà diversamente. Ha deciso diversamente, di tirare al secondo punto, quindi alla sua boccia. Effettuerà un tiro abbastanza lento, in effetti è così. Tira, colpisce, ha avuto ragione lui. Ha sicuramente un punto a terra. Sì, un punto solo a terra, ed è la volta di Viscusi chiedere di venire a visionare da vicino il gioco. È in effetti giocata di difficile interpretazione, potrebbe tirare alla boccia del punto o magari al secondo punto per innescare una carambola, però si potrebbe muovere anche il pallino. E insomma, ci sono tante possibilità. Capiremo fra pochi secondi che cosa avrà deciso di fare Viscusi. Tira il terzo punto Viscusi, cerca la carambola, essendo indietro di quattro punti, cerca ovviamente di realizzare il più possibile. Colpisce, attenzione, si muove tutto, si muove il pallino, riesce comunque a conquistare forse addirittura due punti per Viscusi. E andiamo sul 2-4. Si dispera un pochettino Giuseppe D'Alterio, se la prende un po' con la sfortuna. In effetti, diciamo, la giocata è stata realizzata da Viscusi e la fortuna ha premiato il suo coraggio, ma certo sarebbe potuto andare anche diversamente. Le bocce sono così, bisogna accettarle per come si pongono e per come vengono, per come fuoriescono le giocate. Intanto diamo conto del fatto che sull'altra corsia il punteggio di 6-2 a favore della terna di MP Filtri Caccialanza.
mentre Viscusi ha giocato una buona prima boccia, però oltre il pallino la fa uscire dal terio, forza perfetta e conquista il punto. Punto di Viscusi è 45-50, non di più, ma Dalterio ha preso il punto subito al tiro. Il campione del mondo prende la boccia, la porta via pulita. Di nuovo in accosto Giuseppe, sfrutta sempre un pochettino la pendenza dell'asse laterale sinistra, forza sempre perfetta di fianco al pallino, più o meno dove era prima, anzi direi esattamente dove era prima. Tiro di nuovo Luca, la fa di nuovo pulita, mentre abbiamo già sottolineato tribune discretamente affollate e anche una discreta presenza femminile, abbiamo visto anche nelle nostre inquadrature, ad assistere alle giocate di questi grandi campioni che oggi stanno deliziando davvero il palato degli appassionati. Attenzione a questa boccia di Dalterio che se ne scivola via, non riesce a conquistare il punto. Ultima boccia per il capitano della formazione avversaria, è un po' lunga anche questa boccia, stavolta ha giocato la terza e la quarta boccia molto male Dalterio, e possibilità concreta per Luca di pareggiare i conti in questo secondo set della specialità individuale. E sono due punti per lui, dunque 4-4 in questo secondo set dell'individuale. Era corso via un po' Giuseppe Dalterio, l'ha recuperato almeno per il momento il campione del mondo Luca Viscusi. Di nuovo pallino sulla sinistra nel canale che c'è sotto quella sponda lì. Prima boccia in impostazione per Viscusi. È di nuovo un pochettino lunga, non male, ma oltre il pallino, a una cinquantina di centimetri. Mentre diamo conto del fatto che nella specialità terna crediamo ci sia la concreta possibilità per MP Filtri Caccialanza di chiudere il set sul 6-2, hanno la possibilità di, con 4 bocce, di realizzare almeno 2 punti. Intanto tira la boccia del punto Viscusi, colpisce, la manda via, e chiederei alle telecamere se possibile di andare sull'altra corsia un attimo, perché a terra c'è il settimo punto virtuale per MP Filtri Caccialanza e lo vedete in questo momento
Mirko Savoretti giocare la sua boccia, se dovesse inserirla là dentro sarebbe l'ottavo punto. Ci sembra un po' lunga però questa boccia di Savoretti, in effetti è così, un solo punto, ma aspettiamo di vedere Tommaso Gusmeroli ha due bocce a disposizione, la possibilità di realizzare il set. Bene, si chiude il set della Terna, adesso ritorniamo da questa parte perché sulla corsia numero 2 invece c'è una situazione opposta, con due punti a terra per a fondo tavola per Giuseppe D'Alterio, con l'ultima boccia giocata da Luca Viscusi che potrebbe aver conquistato il punto, ma non si sa. Antonio Vannucchi impegnato nella misurazione, ricordiamo 4-4 il punteggio e Giuseppe D'Alterio ha ancora due bocce a disposizione, dunque attendiamo la dichiarazione di Vannucchi, perché se i punti a terra fossero ancora due ci sarebbe la concreta possibilità per D'Alterio, c'è un solo punto per lui e adesso vedremo se Giuseppe tenterà un tiro sul secondo punto per realizzare partita e va a visionare il gioco da vicino. Allora riepiloghiamo la situazione, ecco, vedete il pallino è proprio là nell'angolo sulla sinistra, lo vedete proprio infilato nell'angolo tra la tavola di fondo e l'asse laterale sinistra, c'è un punto a terra solo per Giuseppe D'Alterio, il secondo punto è quella, è la boccia, lo vedete, verde azzurra di Luca Viscusi, però se dovesse tagliare quella boccia, se dovesse tagliare il secondo punto, prenderla al verso, Giuseppe D'Alterio potrebbe realizzare un clamoroso 4-4-8 e vincere il set. Eh sì, dichiara il secondo punto per D'Alterio, parte al tiro, la colpisce, attenzione però sono solo, crediamo, due punti, quindi due punti. Due punti solo per D'Alterio, che adesso tira la boccia del punto con l'intenzione di farla carambolare sul terzo punto di Viscusi, vediamo se ci riuscirà. Tira, attenzione, eccola lì la giocata. Eccola lì la giocata di D'Alterio che realizza quattro punti, vince il set. Vince il set, dunque 8-4 per lui e situazione in perfetta parità. MP Fitri Caccialanza 2, Giorgione Travillese 2, davvero una giocata da biliardo da parte di Giuseppe D'Alterio, sempre pronto a sfruttare queste situazioni del o la va o la spacca. Complimenti davvero a Giuseppe D'Alterio, una grande giocata, certo corroborata da un pochettino di fortuna, ma pur sempre una giocata voluta. E dunque 2-2 alla fine della prima parte dell'incontro, un incontro bello, equilibrato, vedremo che cosa accadrà con le coppie nella ripresa. Noi diamo la linea alla regia per alcuni spot pubblicitari, ci vediamo fra circa 15 minuti per la ripresa di questo incontro fra MP Fitri Caccialanza e Giorgione Travillese.
quanto può essere importante un centimetro. Da quando siamo nati, ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare? Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti, per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
per la specialità coppia al campo 2. Al campo 2 per la MP Critica Cialanza, Luraghi Paolo, Gusmeroli Tommaso. Per la Giorgione Trevillese, D'Alterio Giuseppe, Tarantino Daniel. Al campo 3 per la MP Critica Cialanza, Viscusi Luca, Savoretti Mirko. Per la Giorgione Trevillese, D'Alterio Pasquale, Ricci Luca. Campo 2 arbitra Vannucchi, campo 3 arbitra Besana. Bene, di nuovo un cordiale saluto agli sportivi, in modo particolare agli appassionati di bocce, da Giorgio Macellari, di nuovo in diretta per l'inizio della ripresa dell'incontro tra MP Filtri Caccialanza qui alla Bocciofila Caccialanza di Milano e Giorgione Trevillese. 2-2 dopo la prima parte dell'incontro, in virtù dei successi, insomma dei pareggi ottenuti sia nella specialità terna che nella specialità individuale.
Adesso tocca alle coppie e noi focalizzeremo l'attenzione, lo zoom delle nostre telecamere sulla corsia numero 3, dove saranno impegnati Luca Viscusi e Mirko Savoretti, campioni del mondo in carica nella specialità coppia, per MP Filtri Caccia Lanza, che avranno di fronte Pasquale D'Alterio e Luca Ricci per Giorgione Trevillese. Sulla corsia numero 2 si affrontano invece Paolo Luraghi e Tommaso Gusmeroli, da una parte per MP Filtri Caccia Lanza, dall'altra Giuseppe D'Alterio e Daniel Tarantino per Giorgione Trevillese. E intanto partito l'incontro di coppia con una prima boccia discreta da parte di Luca Viscusi e una boccia leggermente lunga da parte di Luca Ricci, che non ha conquistato il punto, va al tiro. Pasquale D'Alterio subito alla boccia del punto, la colpisce, la porta a fondo tavola, realizza due punti. Luca Viscusi attende che Daniel Tarantino sull'altra corsia effettui il suo tiro e poi procede di nuovo all'accosto. Un Luca Viscusi che ha fatto pari e patta con Giuseppe D'Alterio nell'individuale, 8-4 per lui il primo set, 8-4 per Giuseppe D'Alterio nel secondo set. Partita davvero in equilibrio, incontro che si preannuncia di nuovo interessante. Ottima anche la seconda boccia da parte di Luca, con Pasquale D'Alterio pronto di nuovo in pedana per cercare di portar via la boccia avversaria. Colpisce anche il pallino che si muove, va nell'ultimo riquadro, rimangono due punti per la formazione ospite, ma sono due punti larghi. C'è vantaggio di boccia per Mirko Savoretti, che non dovrebbe faticare per conquistare il punto. Si posiziona nell'angolo a sinistra della corsia numero 3, all'intersezione tra l'asse laterale sinistra e la linea dei 4 metri, per poi procedere all'accosto, andare a giocare una buona boccia. Adesso siamo impallati da Pasquale, insomma la boccia è a 15 centimetri circa dal pallino. Luca Ricci cercherà di conquistare il punto o quantomeno di posizionare una buona guardia vicino alla boccia del punto giocata in precedenza da Savoretti. Non la gioca male, però un pochettino laterale e c'è un po' di spazio per Savoretti. Per cercare subito di realizzare un altro punto. E da qui in avanti. Da qui in avanti tutte le bocce sono molto molto importanti. È buona questa di Savoretti, si parte 2-0 per MP Filtri Caccia Lanza in questo primo set di coppia. Si parlano intanto Luca e Mirko, dopodiché il pallino viene posizionato proprio in mezzo al gioco, in mezzo alla corsia, a cercare di sfruttare anche eventualmente il sottomano di Mirko Savoretti. Intanto gioca in traversata Viscusi,
va in impostazione con questa sua prima boccia. La gioca molto molto bene davanti al pallino, una quarantina di centimetri. Chiamato il tiro subito Pasquale, che colpisce. Il rilascio della tavola di fondo premia MP Filtri Caccialanza, lo vedete, boccia verde azzurra, mentre ecco, vedete adesso Luca Ricci, bocce gialle con striature arancioni e rosse. Segue un po' Luca, la vista forse un pochettino corta, ma non è così, è molto buona anche questa boccia di Luca Ricci, che ricordiamo fino a poco tempo fa compagno fedele di Maurizio Mussini, poi è andato all'Arco Sonlus Brescia Bocce a fare coppia con Palazzi. Non ha fermato sul gioco Mirko, adesso si procederà alla misurazione. L'arbitro di partita questa volta è Marco Besana. Marco Besana ha bisogno del supporto di Claudio Angeretti, mentre gli applausi che avete sentito erano indirizzati a Tommaso Gusmeroli, che è entrato nel secondo set della terna a sostituire un Marco Luraghi, per la verità un pochettino falloso oggi, e Gusmeroli comunque si è comportato molto 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 bene, davvero molto bene, e sta cominciando bene anche l'incontro di coppia sull'altra corsia, quella che non stiamo inquadrando. Intanto Marco Besana ha dichiarato che il punto è di MP Filtri Caccialanze, dunque lo vedete Luca Ricci di nuovo in accosto, sempre in traversata. È un pochettino più laterale, però sempre insomma una quarantina di centimetri, ma tanto basta per invogliare Viscusi in accosto. Lo vedete in traversata da destra verso il centro. Gioca questa sua boccia, cercare di conquistare il punto, ci riesce perfettamente Viscusi, va vicinissimo al pallino a bersaglio. Pasquale ha l'ultima boccia in mano, e l'ultima boccia in mano ce l'ha anche Mirko Savoretti, ma il punto a terra è di Viscusi. Intanto ricordiamo anche le altre partite di oggi. TME 88 a Codogno ospita Possaccio di Verbania, mentre punto Inox Vigasio, la capolista che ha 15 punti, gioca in trasferta a Castelfidardo contro Cofer Metal Marche. Nova Inox Mosciano ospita Faravolo Boutique Accessori Kennedy, mentre c'è il derby romano tra Flaminio e Bovil Marino. Tanto ha deciso di andare al tiro Pasquale, che colpisce perfettamente, realizza il punto. Adesso la scelta è di Mirko Savoretti. Già pronto in pedana per tirare sotto mano alla boccia del punto. Tira, colpisce, ferma sul gioco. È una serie di rimpalli, dovrebbero essere due i punti per Savoretti e Viscusi, che si portano così sul 4-0 in questo primo set della specialità coppia. Pallino posizionato proprio sulla linea del volo opposta, più o meno al centro della corsia.
con Viscusi all'impostazione, è ancora una volta una boccia a bersaglio per Viscusi, chiamato al tiro Pasquale D'Alterio, già pronto in pedana, errore però per lui. Qualche errore per Pasquale, sempre molto deciso nelle giocate, giocatore comunque di grandissima esperienza, è stato per parecchi anni uno fra i migliori individualisti nel roster nazionale, anche adesso comunque si la cava più che bene. Pasquale è ritornato, insomma, il leone a ruggire. 50 anni per lui. Va al tiro alla boccia del punto Mirko Savoretti. Tiro impegnativo da tavola a tavola. Sbaglia Mirko. Di poco, ma sbaglia. Ed è Marco Besana. Posizionare la boccia nulla di Mirko Savoretti nella rastrelliera, mentre Viscusi si sta preparando per l'accosto, non facile per lui assolutamente, per niente facile, però ha giocato molto bene Luca, forse manca mezzo giro, vediamo. Chissà se ci ha messo il naso oppure è rimasta fuori. Ma insomma, davvero una buona boccia comunque sia quella giocata da Luca Viscusi. Vedete, insomma, il punto è di una quarantina di centimetri. Punto è prima. Punto è rimasto. Alla formazione ospite, vediamo la giocata di Savoretti che è andato al tiro sulla corta, altro errore per lui, e allarga le braccia Pasquale, dice: caro Luca Ricci, non ci sono alternative, devi cercare di giocarla qui a lato, ci sono 40 centimetri di spazio e non puoi far nient'altro se non cercare di inserire altri punti. Qui non sarà facile per lui, c'è veramente poco spazio, però la posizione non è difficile, vedete, fa caracollare un po' la boccia usando la pendenza, ha giocato veramente molto bene Luca Ricci, bravissimo Ricci che inserisce il secondo punto. Per niente facile. Intanto, se ci permettete, un saluto personale a un grande talento dalle parti di Treviso, un talento degli anni 70, giocava ai miei tempi, Michele Zanlorenzi, che salutiamo veramente con grande affetto, un talento notevole, mentre un talento altrettanto notevole lo dimostra Luca Ricci, che inserisce le sue bocce e realizzano addirittura 3 punti gli ospiti in questa tornata. Si portano sul 3-4 in questo primo set di coppia. Bene, adesso intanto osserviamo un cambio di strategia da parte di Pasquale D'Alterio e Luca Ricci, con il pallino posizionato
di fatto ai 14 metri e mezzo, ai 15 metri, sotto l'asse laterale sinistra, con una prima boccia da parte di Luca Ricci, discreta ma che lascia un po' di spazio a Viscusi, una sessantina di centimetri davanti al pallino, costretto a giocare tutto in traversata. Viscusi, giocata bene la boccia, conquista il punto, chiama subito al tiro Pasquale D'Alterio. Lo vedete in questa sua posizione raccolta D'Alterio, poi rilascia molto bene, colpisce, la fa pulita e realizza un punto. Adesso attenzione, va al tiro Luca, forse un tiro lento per lui, vediamo. Sì, abbastanza lento, colpisce in pieno, ferma sul gioco, mette a terra due punti. Dunque due punti per MP Filtri Caccialanza, vantaggio di boccia. Con Savoretti che ha due bocce in mano, Luca Ricci e Pasquale D'Alterio, una ciascuno, ma ci sono due punti a terra per la squadra di casa, per i campioni d'Italia e d'Europa. Buona adesso, ottima la boccia di Luca Ricci davanti al pallino. C'è naturalmente la possibilità di uno scarico sul pallino stesso. Chiamato al tiro Mirko Savoretti, tira tutto per traverso, sopramano per lui, tira, colpisce ma scarica il pallino. Attenzione, guardate un po', ci sono tre punti a terra per la squadra ospite. Pallino lì in mezzo, ecco, adesso lo vediamo. Giocata un po' sfortunata ma ci stava, pallino sotto la tavola e dunque la giocata ci stava tutta, lo scarico ci stava tutto. Adesso è costretto ad andare a cercare lui stesso un po' di fortuna. Mirko Savoretti tira la boccia corta con la speranza di una carambola là in fondo, potrebbe anche accadere perché le due bocce avversarie e il pallino non sono lontanissime dalla tavola di fondo. Tanto colpisce, c'è un po' di carambole ci sono state, ma rimangono comunque due punti a terra per la formazione ospite e la possibilità per Pasquale D'Alterio di inserire anche un altro punto, anche se non sarà facile, avete visto ci sono due bocce vicinissime al pallino anche di MP Filtri Caccialanza. In ogni caso due punti a terra già per Giorgione Trevillese, che è già in sorpasso virtuale. Giocata a punto, giocata abbastanza bene ci sembra questa boccia, è veramente bella. Sono tre punti ancora per Giorgione Trevillese, davvero due giocate fantasmagoriche, naturalmente anche con un po' di fortuna, ma quest'ultima boccia da parte di Pasquale D'Alterio, giocata davvero con i giri giusti, è andato a inserire anche il terzo punto e si portano in vantaggio per 6-4 quelli della Giorgione Trevillese in questo primo set di coppia, mentre sull'altra corsia 5-2 il vantaggio per MP Filtri Caccialanza. Dunque esito dell'incontro davvero appeso a un filo, ancora tutto da giocare, tutto da decidere, come spesso capita nel campionato di Serie A a questi livelli.
pallino sui 9 metri più o meno vicino alla linea dell'acchito, prima boccia di Luca Ricci, discreta. E intanto abbiamo visto un grande tiro da parte di Luca. E Pasquale immediatamente sul pallino. Lo prende, lo porta in fondo e mette a terra due punti. Sempre deciso Pasquale D'Alterio. Pallino e via. Pallino in fondo alla tavola. Mentre sull'altra corsia c'è Tommaso Gusmeroli che ha la boccia in mano, l'ultima decisiva per aggiudicarsi il primo set della coppia. Ultima boccia per lui, un po' corta, non riesce nell'intento e dunque si va sul 7-2 sull'altra corsia a favore di MP Filtri Caccialanza. Mentre qui vediamo Mirko Savoretti che tira, sbaglia, colpisce il pallino, veramente passato a un millimetro rispetto alla boccia del punto, davvero passato vicinissimo. Vediamo intenzionato ad andare in accosto Luca. La posizione ovviamente è facile, è proprio là nell'angolo. Dunque non è assolutamente difficile andare là, ma bisogna indovinare la forza. Vediamo come l'ha giocata Viscusi questa boccia, se i giri sono giusti. No, purtroppo per lui no, leggermente lunga questa boccia. E c'è partita a terra per Giorgione Trevillese, ultima boccia in mano per Mirko Savoretti, situazione quasi disperata. Due punti a terra per Giorgione Trevillese, ultima boccia in mano per Mirko Savoretti, una boccia ancora a disposizione per Pasquale D'Alterio e un'altra per Luca Ricci. Ha giocato molto bene questa boccia, ma forse lascia un punto Mirko. Dunque virtualmente siamo sul 7-4, ci sono due bocce a disposizione della squadra ospite per realizzare questo set. Vediamo. E approfittiamo di questo momento mentre si stanno giocando queste bocce decisive per l'esito di questo set da parte di Luca Ricci e eventualmente anche di Pasquale D'Alterio, per salutare anche gli amici di Boston che ci seguono da lontano, dagli Stati Uniti d'America. Dunque un saluto anche agli amici di Boston. King regards to all our friends from Boston. È andato alla tavola intanto Luca Ricci, c'è sempre il settimo punto virtuale a terra con l'ultima boccia di Pasquale D'Alterio che tocca la boccia del punto, regolare e set per primo set di coppia per Pasquale D'Alterio. Dunque Giorgione Trevillese in vantaggio per 3-2,
quanto a set. Allora, avete sentito dal direttore dell'incontro Claudio Angiaretti, entra Marco Luraghi al posto di Mirko Savoretti a far coppia con Luca Viscusi in questo secondo set della coppia sulla corsia numero 3. E gli applausi che sentite intanto sono sempre diretti a Tommaso Gusmeroli, che benissimo si sta comportando da quando è entrato nella specialità terna. E molto bene anche Luca Ricci, incominciato il secondo set di coppia con un bersaglio da parte sua. Al tiro Marco Luraghi, esordisce male, primo errore per lui. Adesso colpisce, però la fa pulita. E vediamo a chi appartenga il punto. È terza boccia per MP Filtri Caccialanza, perché il punto è rimasto alla squadra ospite. Ottima la boccia di Luca Viscusi a bersaglio, anche lui tiro, lo vedete, Pasquale D'Alterio se ne scivola via il pallino, mentre diamo conto del fatto che con una bellissima raffata Tommaso Gusmeroli sull'altra corsia è riuscito a portare l'ottavo punto per MP Filtri Caccialanza. Dunque siamo adesso sul 3-3 ed ecco i due set decisivi. Intanto si è allontanato ancora il pallino, ancora un rimpallo, lo vedete, Pasquale ha conquistato il punto, è stata veramente una serie di rimpalli, il pallino che se n'è scivolato via sulla sinistra, sembrava andasse sulle bocce di MP Filtri Caccianza e poi si è allontanato dall'altra parte. Intanto va a visionare il gioco da vicino Luca Viscusi per vedere se eventualmente tirando al terzo punto si possa combinare qualcosa. C'è qualche rischio naturalmente, chissà. Non sanno per il momento che cosa fare, in effetti. Tirare il terzo punto può essere un'opzione, ma è molto molto pericoloso. Anche se poi in effetti tante altre soluzioni non ci sono, forse tirare all'altra boccia di MP Filtri, quella sulla destra. Vediamo. Alla fine decidono di tirare al terzo punto, ci sembra un tiro lento per
Luca che la fa scorrere lungo la tavola, colpisce ma la fortuna non l'aiuta in questo caso. Punto rimane a Giorgione Travillese. Beh, lasciano nulla di intentato, tirano alla boccia sulla, la loro boccia sulla destra, non la colpisce, non l'ha tirata molto convinto, insomma era veramente difficile inserire altre bocce là. Si parte sull'1-0 a favore di Pasquale D'Alterio e Luca Ricci nei confronti di Luca Viscusi e Marco Luraghi, che è entrato in campo a sostituire Mirko Savoretti. Intanto ha avuto inizio anche il secondo set sull'altra corsia. Siamo agli ultimi due set decisivi, lo vedete il punteggio di 3-3. Incontro davvero assai equilibrato. Lo ribadiamo, come spesso capita qui a Milano nel corso di questo campionato, un campionato dove tutte le squadre si sono attrezzate nel miglior modo possibile e poi cercano ovviamente di fare la miglior figura nei confronti della squadra campione d'Italia e campione d'Europa, cioè la MP Filtri Caccialanza. Queste sono corsie sulle quali si gioca bene, si può giocare bene, benissimo. Intanto, mi scusi, stava attendendo la raffata di Tommy Gusmeroli sull'altra corsia. Cerca di prendere concentrazione. Gioca tutto per traverso dalla parte destra verso sinistra a cercare di conquistare un punto di Luca Ricci, questa volta non irresistibile, e riesce perfettamente. È molto corta la boccia di Luca Ricci, almeno un 75-80 centimetri. Alla fine si decide di tirare la boccia comunque Pasquale D'Alterio. Boccia di Viscusi è bella, la prende, la porta via, come si dice in questi casi, un punto meno per gli avversari e l'incombenza comunque di dover a tutti i costi prendere il punto. Ribadiamo, la boccia di Ricci è così, in ogni caso bisogna sempre giocare tutta di traverso, tutto in traversata, di sghimbescio. Ma di nuovo Viscusi molto bene, ma a bersaglio, però dà la possibilità a Pasquale di cercare di spaccare in mezzo, andare giù con il pallino. Anche lui si mette un pochettino di sghimbescio per questo tiro, colpisce, la fa ancora pulita. E va a fondo tavola. Tiro lento per Luraghi, che colpisce. E attenzione, perché i punti a terra adesso sono 3 per MP Filtri Caccialanza. Pasquale consiglia il suo compagno di giocare una boccia lunga, tattica. Vedremo se la giocherà comunque per conquistare il punto oppure la giocherà per consentire a Luraghi di fare i due punti, invogliarlo, diciamo, a fare solo due punti. No, la gioca per fare il punto, l'ha giocata anche molto bene. Mette sotto rimpallo la boccia di Luraghi.
che la tirerà sicuramente, già pronto anche lui per traverso, ma sbaglia, colpisce la sua boccia e dunque occasione d'oro per Marco Luraghi, che sbaglia questa raffata, un po' falloso oggi, l'abbiamo detto il capitano. Davvero una grande occasione per recuperare, insomma, anche una inerzia nella positiva nella partita. Erano 3 punti via quella boccia di Luca Ricci, purtroppo per lui. Marco Luraghi ha sbagliato il tiro. Adesso di nuovo il pallino impostato sui 14 metri da parte di Luca Ricci, gioca una buona boccia comunque davanti, con Luraghi che va al tiro lento, colpisce ferma, realizza il punto e di nuovo in accosto Luca Ricci. Questa volta gioca una boccia così così, a una 50ina di centimetri dal pallino, ma il fatto è che lascia aperta e libera la strada per Luca Viscusi, che posizionandosi non lontano dall'asse laterale sinistra può tranquillamente fare il punto. Ha rischiato un po', mi scusi, comunque ha fatto il punto, è andato però oltre il pallino. Pasquale va sul pallino, deciso, però lo pizzica. E adesso attenzione, perché c'è sicuramente un punto per MP Filtri Caccialanza, addirittura potrebbero essere 2. Vediamo. Chiede informazioni Pasquale, vuole sapere giustamente se i punti a terra siano 2 per MP Filtri Caccialanza oppure 1 solo. Devo dire che in questo caso non ci ha molto convinti la scelta di Pasquale D'Alterio, al di là del fatto che poi il pallino si è posizionato lì, ma intanto chiamano il time out. Non abbiamo capito sinceramente se i punti siano 1 o 2. Comunque dicevamo, non abbiamo molto compreso questa giocata, cioè l'abbiamo compresa, ma la giocata sul pallino si poteva anche andare in accosto, naturalmente c'era la possibilità di incastrare la boccia là in mezzo e mettere in difficoltà Marco Luraghi sul 2-0 a favore di Giorgione Trevillese. Personalmente avremmo optato per questa soluzione, naturalmente lo diciamo con il massimo rispetto per Pasquale D'Alterio, che poi è stato anche abbastanza sfortunato, perché insomma il pallino l'ha preso, il pallino non è arrivato in fondo. Adesso vedremo che cosa deciderà di fare Pasquale D'Alterio, se andrà sul pallino ancora oppure se deciderà di andare in accosto. E così ci sembra. Intanto sull'altra corsia 3-0 per Giorgione Trevillese. Gioca bene Pasquale D'Alterio e adesso tocca a MP Filtri Caccialanza, c'è solo da colpire, è solo, lo mettiamo tra virgolette naturalmente, c'è da colpire quella boccia senza tentennamenti.
e tira sotto mano l'Uraghi, colpisce però non ferma sul gioco, è un solo punto per conquistato più la boccia in mano di Luca Viscusi, sono due punti, si va sul 2-2 in questo secondo set riservato alla specialità coppia, mentre sull'altra corsia Giorgione Trevillese in vantaggio per 3-0, situazione davvero che è ancora molto molto incerta. Tanto Luca gioca una prima boccia in impostazione, non male, a 40-45 centimetri. E gli applausi che sentite sono di nuovo per Tommaso Gusmeroli, che davvero ha avuto un ottimo impatto su questo incontro. Luca Ricci, buona anche lui la sua prova, va a conquistare il punto, costringe il tiro Marco Luraghi, alza un po' la parabola, esce però dalla corsia la sua boccia, però la fa pulita. Di nuovo in accosto, questa volta in traversata a partire dal centro della corsia Luca Ricci, la boccia sembra non salire, è in effetti impatta nella boccia corta di Viscusi. Di nuovo Pasquale D'Alterio, questa volta sul pallino, lo colpisce, va in fondo, mette a terra due punti. Uno è assolutamente discreto, a una sessantina, una settantina di centimetri. In accosto Luca Viscusi, mentre gli applausi sottolineano ancora una volta un'altra boccia perfetta giocata da Tommy Gusmeroli. Buona anche la boccia di Viscusi, che è andato a conquistare il punto. Pasquale D'Alterio decide di tirare alla boccia del punto, a fondo tavola. Tiro impegnativo naturalmente, a sbaglia Pasquale, punto che rimane a Viscusi e boccia in mano per Marco Luraghi, possibilità per lui di inserire anche il secondo punto, non è facilissimo ma un po' di spazio c'è, per lui è la prima boccia da tavola a tavola. È leggermente corta, non crediamo sia arrivata. Un punto solo, si va sul 3-2. Mentre sull'altra corsia il punteggio dice 4-0 per Giorgione Trevillese. Estremo equilibrio. C'è grande pathos in campo, anche sulle tribune, tra i sostenitori delle due squadre. Partita che si avvia all'epilogo, siamo negli ultimi due set decisivi, punteggio di 3-3 quanto a set. Luca ancora un bersaglio per lui, è già pronto. Pasquale vuole
sapere se il pallino è dritto, quanto c'è tra boccia e pallino. Ma è già pronto per il tiro, spalle incassate, adesso rilascio da parte di Pasquale D'Alterio, la fa pulita, pallino rimane lì, il punto vedremo a chi appartiene. Sentiremo fra poco Marco Besana che cosa dirà. Di nuovo in scena Claudio Angeretti con Marco Besana con la corda metrica. O bindella, o metro estensibile, o fettuccia. Quanti termini si possono usare per questo sistema di misurazione? Fra un po', chissà, sarà magari omologato anche qualche apparecchio tecnologicamente più avanzato. E intanto il punto, abbiamo capito, appartenere a MP Filtri Caccialanza, tant'è vero che gioca in accosto Luca Ricci e gioca molto molto bene. Un biberon per lui, boccia attaccata al pallino, l'uraghi al tiro, tiro lento per lui, la colpisce, il pallino si muove appena appena. Rimane lì più o meno, è andato solo in avanti di qualche centimetro, sempre di sghimbescio Luca Ricci in accosto. Questa volta non la gioca così bene, la boccia è molto staccata dall'asse laterale destra, c'è spazio per stavamo dicendo per Luca Viscusi, ma attenzione perché va al tiro sul pallino Marco Luraghi e mette a terra due punti sicuramente, ma potrebbero anche essere tre punti, vediamo. Sono due, dice Marco Besana. Posizione anche in questo caso piuttosto facile, però attenzione perché il primo punto è a neanche 40 centimetri dal pallino. Ma si misura per capire quanti punti siano a terra per MP Filtri Caccialanza. Potrebbero infatti essere anche tre punti. E sono tre punti. Va in accosto comunque Pasquale D'Alterio, boccia molto importante, ci sono tre punti a terra per gli avversari. La gioca molto bene Pasquale, molto molto bene, va anche oltre il pallino a bersaglio, sarà un tiro lento per Luca che cercherà di approfittare della pendenza della corsia e passa veramente a un foglio di carta dalla boccia del punto. L'avesse spelata così avrebbe realizzato tre punti, invece si va sul tre pari in questo secondo set, mentre siamo sul 4-1 per Giorgione Travillese sull'altra corsia. Di nuovo si cambia strategia da parte di Giorgione Travillese con
Pasquale D'Alterio che gioca il pallino nell'ultimo riquadro al centro della corsia e imposterà adesso Luca Ricci. E ancora una volta molto bene. Si gioca ad alti livelli oggi qui alla Bocciofi la Caccialanza di Milano. E vi diciamo amici, è quasi sempre così. Magari non in tutti i momenti dell'incontro. L'incontro si protrae, lo sapete, per magari 3 ore e mezzo, 4 ore. Ma il gioco rimane molto spesso ad altissimi livelli. Certo, qualche errore, perché no, ci sta. Come questo di Luca Viscusi, boccia troppo corta per le sue potenzialità. Va al tiro Marco Luraghi, sbaglia. Un po' in apnea oggi il capitano di MP Filtri Caccialanza. Di nuovo il tiro, questa volta colpisce, va a coprire il fondo. Possibilità per Luca Ricci di conquistare piuttosto facilmente il punto. La boccia di Viscusi è parecchio lontana dal pallino, in effetti gioca una boccia discreta. Ricci va a conquistare il punto lateralmente senza rischiare nulla. In accosto Viscusi con l'ultima boccia a disposizione. Il tentativo è quello di incastrarla lì in mezzo, fare il punto. Ci riesce perfettamente il campione di erba, tiene abbastanza vicino il pallino, ma ci sono due bocce a disposizione di Pasquale D'Alterio, mentre sull'altra corsia ci troviamo sul 6-1 per Giorgione Trevillese. Intanto Pasquale colpisce. Punto a terra per Giorgione Trevillese e ultima boccia per Pasquale D'Alterio, che potrebbe realizzare abbastanza facilmente i due punti. In effetti è così, si va sul 5-3 a favore di Giorgione Trevillese. Situazione che si fa piuttosto complicata per MP Filtri Caccialanza in questi due ultimi set di coppia. Tutto però è ancora da decidere. Lo vedete, 6-1 sull'altra corsia, 5-3 su questa, sempre a favore di Giorgione Trevillese. Pallino intanto posizionato nell'ultimo riquadro, in mezzo alla corsia di gioco. Prima boccia in impostazione da parte di Luca Ricci. Sembra abbastanza buona, un po' laterale in effetti, lascia un po' di spazio per Viscusi, ma il punto non è affatto male, è una cinquantina di centimetri. Va in accosto con la prima boccia Viscusi. Un pochettino corta, dovrebbe aver conquistato il punto. Va alla misurazione Marco Besana. Che alza la bacchetta in verticale. Buone notizie dunque per
MP Filtri Caccialanza, punto conquistato. Al tiro Pasquale D'Alterio che colpisce, la fa pulita, va a difendere un punto tutt'altro che malvagio. Di nuovo in accosto Viscusi con l'idea di conquistare di nuovo il punto. Attenzione alla forza, scivola un pochettino via la boccia. C'è ancora da misurare, ci pensa Marco Besana che con Antonio Vannucchi e il direttore dell'incontro Claudio Angeretti. Offre le migliori garanzie per un ottimo arbitraggio. Tira il capitano Marco Luraghi che colpisce. Il punto potrebbe anche essere rimasto. Sì, è così, a Giorgione Trevillese. Luraghi in accosto, boccia così e così, un po' lunga. Vedremo, Pasquale potrebbe anche tentare un sottomano. Per realizzare partita, forse sta anche accarezzando l'idea di tirare al pallino, ma insomma lì ci sono due punti abbastanza facili da conquistare. Luca Ricci in accosto. È un pochettino corta questa boccia di Ricci. Ah, mani nei capelli della panchina, non ha fatto il punto. Andrà sicuramente al tiro Pasquale. Sopramano per lui, colpisce. Un punto solo comunque, è occasione per fare almeno due punti, ma vanno sul 6-3 quelli di Giorgione Trevillese. Gioca nell'ultimo riquadro sempre Luca Ricci, sempre in traversata, ha mantenuto comunque una buona media al di là di un paio di bocce sbagliate, ma insomma media più che buona da parte di Ricci, non si smentisce neanche in questa occasione, imposta molto bene. Costringe al tiro il capitano Marco Luraghi. Colpisce, punto che rimane agli ospiti. Mentre sull'altra corsia, set ball per Giorgione Trevillese nelle mani di Giuseppe D'Alterio. E Peppe inserisce l'ottavo punto, dunque 8-1 termina quel set e adesso siamo sul 4-3 per Giorgione Trevillese. Dunque, se Giorgione Trevillese dovesse imporsi anche in questa partita con Pasquale D'Alterio e Luca Ricci, Giorgione Trevillese si aggiudicherebbe il set e l'incontro. Viceversa, c'è solo la possibilità di pareggiare per
i padroni di casa devono però per forza aggiudicarsi questo set, dove sono in svantaggio per 6-3. Adesso c'è un errore, c'è stato un errore da parte di Pasquale D'Alterio, sono passati in vantaggio di boccia Viscusi e Luraghi e il punto terra di Viscusi è tutt'altro che disprezzabile, mentre Luca Ricci con la sua seconda boccia cerca di andare a conquistare il punto, è un pochettino lunga, ha cercato l'appoggio ma non c'è riuscito. Allora ricordiamo la regola, il pallino è stato spostato, la boccia giocata ha compiuto più di 50 centimetri e dunque c'è la possibilità da parte di MP Filtri Caccialanza di ricostruire il gioco, cioè di rimettere a posto il pallino sotto l'occhio vigile del commissario tecnico Dario Bracchi e anche il resto della panchina, Roberto Moi oggi non impiegato, Mirko Savoretti, Paolo Luraghi, tutti a osservare da vicino. Valida la giocata, appunto si è allargato un pochettino ma hanno evitato che Pasquale D'Alterio potesse tirare al pallino e imbarcare anche la propria boccia, questa era un'ipotesi. Intanto entra in campo per un time out Luca Biliato, commissario tecnico di Giorgione Trevillese. Vediamo un po' di tifosi, un po' di spettatori a lato del campo di gioco. Buona affluenza di pubblico anche oggi qui alla Bocciofila Caccialanza. Ultima boccia intanto per Pasquale D'Alterio, mentre ci sono ancora due bocce a disposizione per Marco Luraghi e Luca Viscusi. Il punteggio recita 6-3 a favore di Giorgione Trevillese. Set decisivo o per il pareggio o per la vittoria di Giorgione Trevillese. Gioca molto bene Pasquale, che conquista addirittura il punto. Potrebbe andare anche sul pallino Luraghi, no, tira la boccia del punto, alzerà dunque la parabola, no, un sottomano per lui, sottomano per il capitano che fa un capolavoro. Lo rivediamo in questo replay proposto dalla regia di Aveli HD, qui lo vediamo ancora meglio, vedete il cambio sul posto da parte di Marco Luraghi e sono 3 punti e si va sul 6-5. Attenzione perché siamo alla tornata che potrebbe risultare decisiva, pallino posizionato più o meno sulla linea del volo opposta. Siamo sul 6-5, possibilità per MP Filtri Caccialanza, aggiudicandosi il set, di pareggiare l'incontro. Se invece il set se lo giudicassero Pasquale D'Alterio e Luca Ricci, assisteremmo alla vittoria fuori casa di Giorgione Trevillese. Tanto ottima prima boccia da parte di Luca Viscusi. Chiamato al tiro subito Pasquale D'Alterio, boccia bersaglio, colpisce e il rilascio della tavola di fondo,
premia per ora MP Filtri Caccialanza. Luca Ricci all'accosto, lo dicevamo amici, bocce decisive, set decisivo, è ancora una volta discreta, anzi buona la boccia di Ricci davanti al pallino a una cinquantina di centimetri. Sottomano per il capitano che questa volta sbaglia. Adesso il vantaggio di boccia è per gli ospiti. Ho deciso di andare in accosto con Viscusi. Potrebbe non bastare conquistare il punto da parte del campione del mondo, ma vediamo che cosa accadrà. La boccia si rovescia verso la boccia avversaria e il punto rimane agli ospiti. L'avete visto, ma gesto di disappunto da parte di Viscusi. Tira la boccia del punto l'Uraghi, ancora un sottomano per lui, la spela appena appena. Attenzione adesso, perché se Pasquale dovesse colpire la boccia e farla pulita finirebbe il set. Tiro decisivo per Pasquale D'Alterio. Colpisce, attenzione, però si muove anche il pallino. Non è ancora finita. Non sappiamo neanche a chi appartenga il punto. E il punto appartiene ancora a Luca Viscusi. Tutto nelle mani di Luca Ricci. Luca sembra dire: ditemi cosa devo fare. Alla fine si decide per l'unico gioco possibile, a nostro avviso, tira la boccia del punto, dovesse prenderla al verso, potrebbe realizzare comunque partita. Attenzione, tira Luca Ricci, la sbaglia, dunque si va sul 7-6 per l'Uraghi e Viscusi, che sono passati attraverso un buco strettissimo. Un po' di sfortuna anche per Pasquale D'Alterio, non è riuscito a fare pulita, a prendere la boccia e farla passare pulita senza rimpallare sul pallino, e poi la sorte ha voluto che il pallino andasse vicino alla boccia di Luca Viscusi. Dunque Ricci poi ha sbagliato il tiro che poteva comunque consegnare la partita a Giorgione Trevillese. Intanto Viscusi va davanti al pallino ancora a invitare al tiro Pasquale D'Alterio. Finale thrilling qui alla Bocciofila Caccialanza. Potrebbe muoversi anche in questo caso il pallino. Tira Pasquale, colpisce, in effetti avevamo preconizzato bene, il pallino si è mosso e conquista il punto D'Alterio. Tira la boccia l'Uraghi a sfruttare la pendenza, tira, c'è un rimpallo sul pallino e va a conquistare il punto l'Uraghi. Lo vedete, classico gioco da biliardo del capitano della MP Filtri Caccialanza. Pallino era attaccato alla tavola di fondo. Pasquale D'Alterio di nuovo chiamato al tiro,
Eccolo lì, bocce del punto di Chiara Pasquale. Tira, colpisce e realizza il punto. Ancora una grande giocata da parte di D'Alterio. Tocca a Marco Luraghi andare sulla boccia del punto. Tira la spela e mette a terra due punti. Allora ci sono due bocce, intanto rivediamo il tiro grazie alla nostra regia. Sono due punti per MP Fitri Caccialanza, però attenzione, Luca Ricci ha a disposizione due bocce, una sola boccia per Viscusi. Vediamo intanto che conquista il punto Luca Ricci. Adesso situazione ancora complicata per MP Filtri Caccialanza. Allora decidono di tirare alla boccia sulla sinistra della corsia, non alla boccia del punto. Attenzione ai rimpalli, tira abbastanza lento Luca, che però sbaglia. E adesso attenzione, perché ha l'ultima boccia in mano Luca Ricci, che ha il set ball e match ball nelle sue mani, dovesse inserire anche questa boccia, potrebbe realizzare partita. Torna indietro con una strana mossa Luca Ricci, sembra buona, sono due punti. Questo significa la vittoria di Giorgione Trevillese qui a Milano contro MP Filtri Caccialanza. Grande successo della matricola terribile della Serie A, davvero una grande partita equilibratissima, con qualche errore di troppo da parte dei milanesi, e comunque una grande vittoria per Giorgione Trevillese. Amici sportivi, noi diamo adesso la linea alla regia per qualche spot pubblicitario, a fra poco per le interviste di rito qui dalla Bocciofila Caccialanza, dove Giorgione Trevillese ha vinto per 5-3 la gara contro MP Filtri Caccialanza. A dopo. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri.
E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione. Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare. Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti, per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Accanto a me Giuseppe D'Alterio, innanzitutto complimenti per la vittoria. Grazie, grazie. Avevamo detto in fase di presentazione che ci sarebbe stato da verificare se il passo falso con Vigasio fosse stato, diciamo, una giornata no oppure un sensibile calo di forma. Credo che abbiate risposto. Sì, abbiamo risposto molto bene. No, ma a Vigasio abbiamo perso 8-0 con delle partite che potevamo anche vincere, l'abbiamo perse. Cioè ci stava a perdere, ma 8-0 è un po' bugiardo, perché qualche partita potevamo vincere, solo che dopo alla fine abbiamo perso anche quella che potevamo vincere. Comunque oggi ne ha fatto una bella prova. Beh, direi che non solo oggi, ma la vostra squadra ha dimostrato nel girone di andata, a prescindere da come possa andare il prossimo turno, comunque un'ottima forma e soprattutto una grande omogeneità. Sì, infatti noi siamo molto uniti, diciamo. Quando fai il campionato, più che essere una squadra, deve essere una squadra anche a livello di amicizia, di gruppo, perché a giocare un po' sanno giocare tutti nel campionato di A, non è che c'è tanta differenza, però se fai il gruppo ti dà una mano in più a fare i risultati. Peppe, senti, all'inizio del campionato quasi tutti, fra l'altro, il nostro obiettivo è la salvezza. Adesso, diciamolo francamente, come dicono anche tanti altri, il vostro obiettivo sono le Final Four. Beh, non è un obiettivo, noi ci proviamo. Sì, adesso man mano con i risultati che stiamo acquisendo sta diventando un obiettivo. Però all'inizio anche noi siamo partiti per salvarci in prima.
poi dopo che andiamo alla Final Four è ancora meglio. Bene, il nostro augurio naturalmente a voi come a tutte le altre squadre, ci mancherebbe, buon proseguo di campionato. Grazie, grazie a voi per le dirette che fate. Grazie. Bene, dopo aver intervistato il capitano della squadra avversaria di Giorgione Travillese, Giuseppe D'Alterio, accanto a noi Luigi Sardella, presidente di MP Filtri Caccialanza. Una sconfitta, insomma, anche questa un po' dolorosa, o mi sbaglio? Frutto di quello che fai in campo. Se in campo non dai il 100%, gli altri che giocano bene ti danno una dimostrazione che non devi sbagliare nulla, insomma, non, siamo qui a leccarci le ferite, ma purtroppo è così, si gioca male in questo periodo e dobbiamo accettarlo, insomma, se lo standard è questo si accetta anche alcune cose. Abbiamo visto in effetti, allora, al di là del fatto che complessivamente possiamo dire l'incontro, come spesso capita, è stato abbastanza equilibrato, come spesso capita quasi su tutti i campi, in tutte le occasioni. Oggi abbiamo notato anche un po' di straforo, alcuni errori di troppo da parte di alcuni fra i protagonisti. Parlarli solo di alcuni errori è poca roba, no. Errori ce ne sono stati tanti, diciamo che poi io non mi rammarico mai sulle giocate, però ultimamente è così, dove gira la boccia, il pallino e roba varia, alla fine è sempre contro, però diciamo che noi ci abbiamo messo veramente del nostro per non riuscire a portare a casa almeno il pareggio, insomma. Abbiamo, insomma, come sempre, tu senza peli sulla lingua, insomma, quando c'è da analizzare le negatività ovviamente ci metti sempre la faccia ed è giusto anche che sia così, ma evidenziamo anche un lato positivo di oggi, perché mi sembra giusto. Ho visto entrare Tommaso Gusmeroli e credo che abbia fatto una prestazione monstre, che poi non è servita alla squadra per pareggiare o per vincere, ma comunque davvero bravo Tommaso oggi. No, Tommaso, devo farvi anche una, cioè, scopro anche alcune carte, insomma, Tommaso ce l'avevano chiesto anche in prestito quest'anno e non l'abbiamo fatto andare via, perché crediamo molto in lui, sappiamo che è un ragazzo serio, un ragazzo che ci può dare tanto, oggi ha dimostrato che probabilmente questo ruolo gli compete e quindi nell'arco del nostro rinnovamento vogliamo che Tommaso sia protagonista su tutti i campi con la nostra maglia e quindi avrà più spazio sicuramente. Se gioca a questi livelli non lo si può tenere fuori, insomma. Il prossimo turno significherà il termine del girone di andata e occorre cominciare a rimacinare punti. Questa è una bella cosa. Io qualche settimana fa ho detto ma credo che siamo ripartiti, invece siamo ancora rimasti indietro, insomma. Speriamo che gli altri ci lasciano il tempo di recuperare, perché se gli altri vanno bene anche dietro sarà dura. Devo dire che insomma noi speriamo sempre di arrivare alle Final Four per poi metterci del nostro, magari dove veramente può contare l'esperienza, può contare magari qualche giocata di più. Quest'anno è così, lo accettiamo e speriamo di poterci qualificare per le Final Four, insomma. Bene, e dunque anche a MP Filtri Caccialanza un augurio per un buon proseguo di campionato. Volevi aggiungere qualcosa? Devo aggiungere qualcosa per onore di merito, insomma. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli amici della Sardegna che sabato e domenica ci hanno accolto a Saramanna in un modo meraviglioso.
devo dire che è stata un'ospitalità che sapevamo già, perché il popolo sardo è così, ma avere trovato tanto calore è veramente bello. Quindi saluto tutte le società che ci hanno accolto, da Sarramanna, dal Sacro Cuore e anche altre. L'ultimo sassolino me lo vorrei tirar via invece, perché la volta scorsa ho sentito che a Milano non diamo la disponibilità alle interviste. Questo mi dispiace, perché a Milano tutti vengono qua e sono tutti trattati con ospitalità. Il fatto che veniamo etichettati come qualcheduno che non fa parlare altri ci lascia un attimino perplessi. Probabilmente, non faccio nomi, non faccio cognomi, ma arrivare in vetta qualche volta si manca l'ossigeno, quindi bisognerebbe stare attenti quando si parla. Per il resto salutiamo tutti i tifosi di Bocce, perché un campionato così bello è da tanto che non si vede. Se mi permetti, Presidente, la chiusura la faccio io nel dire che anche noi dal nostro punto di vista ci mettiamo la faccia e, come hai giustamente sottolineato tu, questo spazio alla fine di ogni incontro è a disposizione di tutte le squadre e tutti sono sempre venuti, a meno che ovviamente per vari motivi non siano fuggiti prima. Io ringrazio per averla puntualizzato, Giorgio, perché è importante. Sono 4 anni e forse siamo i promotori di fare questi tipi di trasmissioni. Insomma, non mi ricordo una squadra che non sia venuta a parlare, a meno che non sia andato via prima, e lo sapranno loro i motivi perché vanno via prima. Ti ringrazio ancora e saluto tutti. Grazie. Quanto può essere importante un centimetro? Da quando siamo nati ne abbiamo percorsa di strada. Un centimetro alla volta abbiamo innovato i nostri prodotti. Siamo diventati sempre più competitivi. Ci siamo adattati al mondo che cambia. Abbiamo lottato per superare i momenti di difficoltà. Grazie all'impegno e alla ricerca siamo migliorati, centimetro dopo centimetro. La nostra passione è fatta di centimetri. E alla fine tutti questi centimetri presi insieme hanno fatto la differenza. Cosa ci aspetta in futuro? Sempre un centimetro in più. Il tuo campo da bocce richiede troppi lavori di manutenzione? Immagina un campo da bocce sintetico che non ha bisogno di manutenzione e che può essere usato in qualsiasi momento. Oppure è un campo da bocce che devi sistemare o rimodernare? Vorresti livellarlo? Riparare le zone rotte o rigonfie? Rigenerare il manto finale? Cerchi un professionista, qualcuno di competente che sappia consigliarti quello che veramente ti serve e che sappia davvero come operare. Cosa aspetti? Contatta colleonibocce.com. Possono trasformare il tuo campo da così a così. Contattali per un preventivo gratuito. Lavoro garantito. Colleonibocce.com. Gli specialisti dei campi da bocce. Thank you.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.